bellissima storia di due ragazze e di tanti fidanzati. Ma quando arriva la mia amica? Ma si deve muovere. Oh, porca miseria. Ciao. Beh, aspetta, guarda, sediamoci un poco. Che ne dici? Dai, sediamoci. Tu che mi dici? Com'è andata la giornata? Che mi dici, amica? Oh, ma sai che Gianfranco si è fidanzato con Gianmarco? Cioè, io non lo sapevo. Aspetta che ti vado a fare un caffè. No, vai dentro. Ti vado a fare più caffè. Ah, mio. Ok, aspetta. Aspetta, no, ma non chiede la pizza. Non si fa la pizza, no? Sai, non sono molto esperta qua. Vabbè, ti porto delle caramelle, però. Tieni, ah, mio. Ti porto delle caramelle. Ti piacciono le caramelle? Cioè, ma tu lo sai veramente? Io non capisco. Cioè, ma veramente? Cioè, ma ti rendi conto? Cioè, Gabriele si è fidanzato con Alessia, ma ti rendi conto? Ma come si fa qua? Cioè, poi Simona, lo sai che Simona poi si è fidanzato con un Marco? Cioè, ma ti rendi conto tu? Ma proprio cose da pazzi. A parte che io non vedo l'amore mio da un botto di giorni. Cosa dici? Veramente? Veramente tu hai visto i miei che si baciavano? Dobbiamo andare a cercare subito. Non è possibile fare una cosa del genere. No, no, non dobbiamo andare subito, Faccio un po' di pulizia di casa e andiamo subito. Tu vai a cercare delle cose. Aspetta, vado in bagno un po', mi devo truccare bella bella oggi. Mi devo truccare bella bella oggi. Andiamo in bagno, aspetta. Andiamo in bagno, scopriamo un po'. Non mi dissocio. Non volevo dire quello, nel senso fare pulizia. Ovviamente fare pulizia. Chissà cosa starà succedendo lì. Chissà che cosa starà facendo lì dentro. Cose che non si possono vedere. Perché sennò qualcuno potrebbe dire cose di male. Andiamo a guardarle dalla finestra. Cosa starà facendo? Oddio, dove è andata questa monella? Ma sempre mi fa disperare. Ma guarda te, spettacci. Dove è andata a finire ora? Vediamo. Oh mio Dio! Aspettate. Giù non c'è. Non la vediamo più. Oh! Mi è sembrato di vederla. Non so più dove è andata a finire. C'è. Dove è andata a finire? Non si sa. Ehi! Pronto? Amio, ma dove sei andata a finire? Non ti sentivo più. Ma sì, vieni con la macchina. Sì. Andiamo, andiamo. Amio. Aspetta, dove si va? Da dove si va? Dove si va? Dove si va? Facciamo qualche altra pulizia, dai. Ma io non capisco. Io gli mando i messaggi e lei non mi risponde più. Io cose da pazzi qua. Sto iPhone mi sa. Ma mi sa. Non sta andando molto bene. Scusi, Vabbè. Oh, ti sto mandando il vocale, ma quando vieni? Ti muovi, babbo. Non sapendo cosa fare. Lei aspettava, continuava a fare nuove cose, cioè, sapete, le nuove faccende di casa.
Si implementarono nuove faccende di casa, così a caso lei le voleva fare. Di solito non le fa mai. Oggi le è venuto lo stimolo di farlo. Oh mio Dio, che cosa è successo? Attenzione! Amica! Ok, siamo arrivati al bar. Dobbiamo cercare assolutamente dove sono andati. Io vedo qui, ma non vedo niente, non trovo. Tu l'hai trovati, Agno? No. Dove possono essere andati, Agno? Qua non ci sono. Ma no, no. Provo a vedere da un'altra parte, aspetta, ritorno, faccio un giro con la mua tua, con la mia macchina, che io non sono in spiar tu. Guarda come sono bravia. Oh, madonna, che guidatrice, che autistra, sono bravissima. Aiuto, 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 amio, aiuto. Oh mio Dio, Amio. Quando vieni, Amio? Amio. Andiamo, proviamo a vedere chiaramente se ci sono anche qui. Un po' mia, no. Andiamo qui un poco così. Ma qua non ci sono, ma perché? Tu le viesti? No. Intanto che lei cercava, non sapeva dove doveva andare. Allora cercava da tutte le parti, per il bar, per altre parti, ma non trovava veramente niente. Niente, ma proprio niente di niente. Cosa mi stava succedendo? Mi stava succedendo qualcosa, però gli tornava giù perché la sua amica le stava chiamando. Magari li aveva visti, magicamente. Ecco il suo fidanzato, lo stava... No, mi dissocio. Dai, ma tu come ti sei permessa di rubare il mio amore? Infinitamente bellissimo. Ora ti uccido. Attenzione, spostati, amica. Amica. Ora ti uccido, ti do una bella lezione. Ti preoccupare. Non ti permettere più. E la storia di queste altre due ragazze finisce qui. Noi vi salutiamo. E dalla casa delle amiche pazze, e come si dice, le amiche, diciamo, punzecchione, vi salutiamo. Ciao! Vi ricordo di iscrivervi al canale e di votare Dammi Lingotti. In questo momento non mi vedete, ma il comunista c'è sempre. Il dottor Scimmia vi saluta. Vi ricordo di iscrivervi al canale Foxy Dad e di donare a tanti ragazzi.